Avracadabra. Creo quel che dico. Abracadabra è la parola magica più conosciuta al mondo. La conoscono praticamente tutti i bambini al mondo. Forse perché funziona davvero. Ha un significato profondo, che è quello di poter letteralmente cambiare la realtà, la propria realtà, quindi la propria vita. Ecco il senso del titolo di questo libro. Abracadabra è anche un intento di risveglio, intendendo che l'essere umano dorme. L'essere umano dorme, giocandoci un po', potremmo dire 23 ore e 45 minuti, o anche di più. Dorme di un sonno verticale, sta in piedi, non sembra che dorma, però dorme. E forse non se ne rende nemmeno conto. Perché non se ne rende conto? Non se ne rende conto perché dormono tutti. Allora l'essere umano si guarda in giro e vede tutti gli altri che dormono. E questo gli impedisce in qualche modo di rendersi conto che anche lui dorme. C'è un meccanismo che sta sotto questo, c'è come un segnale portante, come se ci fosse un'antenna che manda un segnale ipnotico e questo segnale viene captato dalla mente. Gli sciamani, dopo tutte le tradizioni, chiamano questa mente, questa macchina da pensieri, la chiamano installazione estranea. Quindi qualcosa che è fuori di noi, che è stato messo dentro di noi per controllarci e manipolarci. Il segnale portante arriva e lascia l'essere umano in uno stato di torpore, di ipnosi. Il silenzio è la chiave di tutto. Abracadabra parla anche del silenzio, del modo straordinario che noi abbiamo di interrompere per qualche momento il segnale portante della socializzazione. Quando interrompiamo questo segnale, finalmente riusciamo a vedere. Riusciamo a vedere dietro il mondo di luci, di colori, di forme che ci hanno insegnato sin da piccoli. E in effetti quello che ci hanno insegnato sin da piccoli non è poi tanto bello. È un mondo fatto di non posso, non devo, non riesco, non ce la faccio, non merito, non capisco, devo sentirmi in colpa. E quindi non funziona, non è un mondo che rende felici. Abracadabra, creo quel che dico, è una via di risveglio ed è una via per la felicità. In effetti, la chiave di tutto è che tutto è perfetto, anche se a me non sembra. Anche se a me non sembra perché mi hanno insegnato che non lo è. Mi hanno insegnato il limite, mi hanno insegnato il depotenziamento, mi hanno insegnato errori, pregiudizi, mi hanno insegnato debolezza. E dietro tutto questo invece c'è la meraviglia, la gioia, la felicità. Basta riscoprirla e c'è un unico modo: svegliarsi, uscire dall'azione lobotomizzante di misteriose forze che agiscono in modo occulto da dietro di noi. Queste forze occulte sono lì che ci condizionano e noi col silenzio possiamo semplicemente spegnerle. Il silenzio è la chiave di tutto. Questo mondo di forme, di colori, quando veramente entriamo nel silenzio, cessa magicamente di esistere. Al suo posto compare un mondo fatto di energia. E allora riscopriamo ciò che c'è dietro l'errore percettivo che abbiamo imparato a vedere. Questa perfezione torna di nuovo in primo piano, perché in effetti tutto è perfetto, perché tutto nasce dall'amore che evolve in direzione di se stesso. Quando non riesco a vedere l'amore è perché sotto ipnosi qualche cosa in me copre il vero volto delle cose. E sono i programmi, sono le abitudini, gli schemi comportamentali di cui posso liberarmi semplicemente lavorando su di me. E la chiave di tutto è l'ascolto. Quando mi ascolto, mi conosco, entro profondamente in me, entro nel silenzio, allora emerge prepotentemente un'altra questione. Emerge chi sono. Chi sono davvero dietro l'errore che fino adesso ho vissuto. E allora ecco anche il senso del peccato originale. Il peccato originale non ha certo a che fare con una mela o con un morso ad una mela. Ha a che fare con l'amnesia, con il fatto che non mi ricordo più chi davvero sono. A
abbiamo tutti smarrito la dimensione della divina presenza e con il silenzio questo torna. Tornando in contatto con la divina presenza, noi scopriamo la via per essere di nuovo felici e riusciremo così a rotolarci di nuovo per terra come i bimbi, con grande gioia, riusciremo di nuovo a giocare con grande serietà come fanno i bimbi e scopriremo una cosa fondamentale, che la nostra parola, di nuovo sotto il controllo, non più in balia della mente, è puro potere strutturante. Noi con la parola, abracadabra, creo quel che dico, possiamo letteralmente creare la realtà. Tutta la realtà noi la creiamo sempre dentro di noi. La percezione avviene in un unico posto e questo posto è dentro di me. Tutto il resto è una proiezione esterna. Quando comincio a ricordarmi di me, comincio a ricordarmi del potere impressionante, all'inizio quasi incredibile, delle parole e con esse posso ricreare una nuova realtà, posso risognarla e posso rendermi felice. Avrà cadabra, creo quel che dico. Auguro a tutti di dire bene le proprie parole. Auguro a tutti di benedire la propria vita.